Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo secondo, no, non secondo, questa seconda sezione, non questo secondo video, ma in realtà già la quarta sezione di Portal 2. Ora, sfortunatamente, come potete vedere dai salvataggi, ero già arrivato al sesto e anzi al settimo capitolo. Il problema è che quella registrazione è andata a farsi benedire. Quindi dovrò rigiocare tutte queste, la quarta, la quinta e la sesta, e so già quello che succederà. Ora, sfortunatamente è successa questa cosa, io caricherò comunque video, però sappiate che so già quello che succede nei prossimi tre episodi. Detto questo, iniziamo oggi con capitolo 4, la sorpresa. Andrò avanti più velocemente possibile quando ci saranno le voci dei vari robot che parlano eccetera, o dei dialoghi, e così starò zitto, così voi sentirete i dialoghi, e altrimenti cercherò di andare avanti il più velocemente possibile nel gioco. Detto questo, possiamo iniziare. Initiating surprise in 3, 2, 1. I made it all up. Surprise. Ovviamente l'amica è sempre molto molto simpatica. If it makes you feel any better, they abandoned you at birth. So I very seriously doubt they even want to see you. Ok. Qua devo andare a recuperare innanzitutto quello. Oddio, non mi ricordo più come si faceva. Siamo seri? Allora, va bene, a quanto pare non mi ricordo più nemmeno come si poteva fare a per arrivare dove devo arrivare. Allora, antipatica di una torretta. Allora, ma sì, stai zitto un attimo, dai. Allora, ma io sono stupido, eh. Allora, innanzitutto devo andare di qua, premere questo pulsante. Poi, allora, vediamo se mi ricordo bene. Allora, qua c'è praticamente il problema che quando io schiaccio questo tasto, quei due cose lì si schiantano. Per evitare, io posso fare così. E il vantaggio è che tutte e due sono lì. Ottimo. Ora, se io faccio così. Oh, ai. Sono scarso, ragazzi, ma sono scarso forte. Ok. Ora, prima di ogni altra cosa, voglio proprio distruggere quella cosa lì, quella torretta lì, perché davvero è una rompiballe, eh?
Aia. Ok, lasciamo stare questo piccolo fail. Sì, comunque adesso so come funzionano le cose e ci riuscirò. Uno, due. E quella lì è andata, ok, bene. Ora devo fare così. Ok, dai. Cadi dentro, oh, finalmente. Devo imparare a usare questi portali per spostarmi le cose e permetterci di meno I feel awful about that surprise. Tell you what, let's give your parents a call right now. The bird parents you are trying to reach do not love you. Please hang up. Oh, that's sad, but impressive. Ah, sì, Maybe giusto, they e weren't at the phone ovviamente, number. tac. Andiamo avanti, dai. Spero di non metterci così tanto a risolvere cose che ho già risolto perché altrimenti, ragazzi, siamo messi male. Ok, andiamo avanti comunque. L'audio va bene così, spero. Spero non sia troppo alto, sennò una terza volta sta registrazione non la faccio, è bella lupa. Hey, how's it going? I talked my way onto the old Nanobot work crew rebuilding this shaft. They are really I know, Jerry. No, I'm on a break, mate. On a break. Ah! Just hang in there for five more. What, Jerry? You can't fire me for that. Yes, Jerry. Or maybe your prejudiced work site should have accommodated a nanobot of my size. Thanks for the hate crime, Jer. See you in court, mate. Anyway, look, just hang in there for five more chambers. Ok, a posto, lui ora mi aiuta, mi vuole aiutare ad evadere, giustamente, che è quello che sta cercando di fare dall'inizio, non ha ancora avuto successo. Well, you know the old formula. Comedy equals tragedy plus time. And you have been asleep for a while, so I guess it's actually pretty funny when you do the math. Ok, bene. Qui, questo qui praticamente mi farà saltare in alto e io devo usare questo vantaggio per farmi lanciare avanti e indietro. Questo qui è come funziona principalmente questa stanza. Ora, lì vi è un coso che devo andare a prendere. Quindi andiamo immediatamente a prendere quello lì. Tac. E lo andiamo a portare lì sopra. Lì non si può, ok. Ora, per fare questo ho bisogno di avere il buco lì. Ok, allora, hop là. Posto, poi uno mi servirà lì sopra. Ok, e uno invece è lì. Lì ci arrivo facendo così. Ok. Fatta? Nope, non ce l'ho fatta. Riproviamo. Ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta? Ce l'ho o non ce l'ho fatta? Riesco a vedere, no, lì sopra il cubo dovrebbe essersene. Dov'è andato a finire? Qua. Ottimo. Questo qui poi mi servirà, non mi ricordo dove. Però, allora, iniziamo. Allora, torniamo lì sopra. Ah no, devo andare prima di là, giusto. Oh, dannazione. Però quello non è un problema.
Ecco qua, allora li ho trovati tutti, giusto? Tac. Allora qua devo fare così. Poi devo saltare di nuovo di là. Tac. Attivo quelli e dopodiché posso fare così. Bibi, aia, 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 aia. Distruggermi così? No, grazie. Ok, perfetto, come vedete alcune stanze me le ricordo piuttosto bene, quelle dove ci ho messo di più probabilmente. Quelle dove ci ho messo di più le conosco bene. Beh, per fortuna, cazzo, sennò sarei un mongolo deficiente. Insomma. Ok. Ma andiamo avanti. Ok. Questa qui era una stanza piuttosto piuttosto, come si dice, simpatica, che sono riuscito per puro culo, per puro culo a fare subito, e funzionava così. Devo usare questi portali per praticamente riindirizzare ogni singolo raggio. No, questo andava lì. Quest'altro andava qui. Hopla. Risolto. Piuttosto smart come stanza, però si fa molto molto in fretta. Easy, really. You just have to look at things objectively, see what you don't need anymore, and trim out the fat. A posto. L'altra volta non mi sono nemmeno accorto dove iniziava la quinta parte. Una sorpresa. Una sorpresa. Lei è una grandissima simpaticona. Hey buddy, I'm speaking in an accent that is beyond her range of hearing. Look, metal ball, I can hear you. Run, I don't need to do the voice. Run! 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 Come on, let's close the door. E ora vi direi tanto avere un tasto per poter accelerare, no, per correre. Ecco qua magari abbasso un attimo. Nulla. Qua magari abbasso un attimo il volume, che altrimenti non si sente proprio niente di quello che dico. Bene. Questo qui quando inizia a parlare. Ora, potrei mostrarvi cosa succede se vado di là. Perché mi ammazza. La tizia mi ammazza, ve lo dico e basta. Perché come ho già detto, questa parte l'ho già fatta e non ho voglia assolutamente di perdere tempo.
Anche perché è una perdita di tempo andare a fare cose che ho già fatto, facendo finta di non sapere, no, ma io so, quindi non è che sto qua a raccontarvi cazzate. Ok. You're okay? Great, come on. Di qua. Questo che aveva proprio le rotaie già a posto per come gli servivano per aiutarmi a scappare. Vaffanculo. Dai, dai, dai. Avanti, mi impiglio ai muri pure. Siamo quasi fuori di qui. A posto. Ce l'abbiamo fatta. Perfetto. E possiamo andare avanti. Sono riuscito a scappare. Capitolo 5. Quindi, ragazzi, per questo capitolo io vi saluto, vado a farmi una passeggiata. E noi ci vediamo alla prossima parte appena la aprirete. Ciao, ragazzi!